Haaland contro Soddisfauto per i quarti di finale nella Lega dei Campioni Open, categoria Serie A. La formazione di casa vuole continuare a stupire, subito pericolosa, prima con Kessa, poi con Prantedu. In entrambi i casi Kossu si fa trovare pronto. Lo Yukan continua a insistere con fraseggi decisamente interessanti nella circostanza, però lo Soddisfauto recupera il pallone e fa partire il contropiede. La palla arriva per Balloi, area di rigore, conclusione a botta sicura, e bravo Pisanu a difendere il proprio palo. Minuto numero 24, Tommaso Litta si entra in posto sui palla, punta l'area di rigore, vi entra e poi col destro porta in vantaggio lo Soddisfauto a un minuto dal termine del primo tempo. Formazione di Masla avanti al 25esimo. Andiamo adesso a vedere quello che succede in avvio di ripresa. Lecca mette il turbo, supera anche Kossu e a porta vuota, e non ha difficoltà a depositare in rete. 1-1 al campo seminario, la risposta dello Soddisfauto col mancino a porta vuota da parte di Nicola Balloi, ospiti di nuovo in vantaggio. Ma al minuto numero 32 Andrea Pisano da due passi su assist di Matteo Lecca, 2-2, avvio di ripresa pirotecnico. Guardate qui che cosa si inventa Matteo Lecca per la doppietta personale. Minuto 38, lo Yukan per la prima volta è in vantaggio. Passa un altro minuto, lo Soddisfauto si sbilancia a caccia del gol del pari. Amaranto recuperano il pallone. Andrea Pisano vede l'uscita forse avventata di Kossu, lo supera con un pallonetto dolcissimo. Yukan sul 4-2. Lo Soddisfauto non vuole saperne di arrendersi. Andiamo al minuto numero 40. C'è questa conclusione respinta in qualche modo da Pisano. Palla che però arriva per Azzoni, che col destro la mette imparabilmente alla destra del portiere avversario. E qui Andrea Pisano, tripletta personale. Siamo al 41esimo, secondo tempo davvero ricco di emozioni. Lo Soddisfauto continua però a crederci, e al 46esimo andrà a ridurre le distanze con la doppietta personale di Tommaso Lintas, splendidamente imbeccato al centro dell'area di rigore. Nella circostanza, il numero 23 maglia verde si farà anche male. Finale al campo seminario, Yukan 5, Soddisfauto 4.